con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci. Pisaniana, nuova stagione 2020-2021, non sono mancati i problemi, lo sappiamo tutti, ma noi cerchiamo di guardare al futuro e lo facciamo con un settore che è molto importante per Pisa, un progetto che vede le acque di Pisa protagoniste. Stasera parliamo veramente di grande spinta per l'economia di un territorio, quindi siamo particolarmente felici perché ripartiamo dalle navi, come sapete la metafora della Pisaniana e del Circolo Mazzei, proprio per ricordare quel Filippo Mazzei che partì verso l'America a bordo di una imbarcazione, è la nave, l'imbarcazione con tutti i suoi valori metaforici, ma in questo caso è realtà, non ci sono valori metaforici, non ci sono simboli, c'è una realtà che sta crescendo. E allora ringraziamo un'altra volta per averci accolto nella prima puntata per ripartire con la Pisaniana, la Seven Stars è qui, che insomma, accanto a me come sempre devo dire in ogni edizione, la responsabile marketing di questa importante azienda di refitting e non solo delle imbarcazioni, perché veramente è un leader a livello internazionale questa azienda, Seven Stars Marina and Shipyard, mi sono anche intrecciata, perdonami, responsabile marketing, dicevamo, Chiara Pardini. Chiara, buonasera e grazie. Buonasera. Noi siamo all'interno in realtà, non come gli altri anni della Seven Stars, diciamo casa madre, ma di un'altra parte, poi ne parleremo in maniera più approfondita, un'altra costola, diciamo, della tua azienda, che è gli ex cantieri Leopard, possiamo chiamarli così, no? Allora, questa è la struttura dove una volta c'erano i cantieri Arno, esatto, dove venivano prodotti Leopard. Il Leopard. Quindi una connessione c'è. Questa struttura l'abbiamo rilevata non da molto tempo, è operativa da marzo 2020. Quindi una cosa fresca fresca, sì. E noi siamo venuti subito a occuparla con le nostre telecamere, il nostro palcoscenico per parlare naturalmente non soltanto di questa realtà fiorente, ma anche di tutto un contorno, tutto un milieu che sta per prendere vita. Vedrete che sarà una notizia così importante che a livello regionale sarà sempre più, come dire, discussa, sarà sempre più al centro dell'attenzione non solo di Pisa, ma vorrei dire d'Italia, ma della Toscana di sicuro sarà importante parlarne sempre di più. Accanto a me un altro grande amico, voi sapete che abbiamo una partner d'eccezione che è la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, qui rappresentata dal responsabile marketing, anche in questo caso, che ringrazio per essere qui, Angelo Scuri. Buonasera, ben ritrovato. Angelo Scuri, che lo dico sempre, ha un passato di grande sportivo, campione alle Olimpiadi, di quale anno? Dimmelo sempre perché l'anno me lo dimentico. 1984. 84, schermidore, ok? Esatto. Quindi come arrivasti, ricordacelo? Beh, abbiamo vinto, gara squadra. Vinto, quindi oro, oro. Ecco, quindi da lì poi il suo percorso nel mondo delle banche, la scelta è stata tua. E che perché questa realtà della BCC di Castagneto Carducci è così importante per la costa? Voi siete praticamente ormai su tutta la costa toscana, possiamo dire, anche all'isola d'Elba, fra l'altro. Diciamo che le nostre filiali coprono tutta la costa che va da Grosseto fino a Pisa. E quindi è proprio una banca che nativamente riconosce nella nautica uno dei settori trainanti. In questo momento, fra l'altro, stiamo partecipando a una serie di operazioni di finanziamento per la realizzazione di nuovi posti barca, nuovi approdi, nuovi porticcioli, chiamiamoli così, ma non sono solo porticcioli, che permetteranno quindi di avere ulteriori posti barca e quindi dare anche un aiuto all'industria della nautica affinché possano poi trovare anche postazioni dove poter andare a ancorare i loro barchi. Ricordiamo, facciamo anche una puntata a Castione la Pescaia, sempre con come main sponsor la BCC di Castagneto Carducci, in cui parliamo
dei porti della Toscana in generale, fu una puntata bellissima. Ecco, io però vorrei parlare anche a quelle persone che vorrebbero comprare la famosa barchetta, la barca, insomma, chiamiamola proprio barca. Ecco, chiamiamola barca. Voi avete dei prodotti pensati per i privati che intendono così, sì, insomma, sì, togliersi questo sfizio nella vita, no? Che insomma, chiaramente, per certi dice impossibile. No, non è impossibile. Chiaramente sì, ovviamente, essendo appunto, dicevo, la nautica uno dei settori, comunque uno dei settori più importanti, diciamo, della costa, noi come banca abbiamo ovviamente realizzato tutta una serie di prodotti, ne stiamo sviluppando altri, anche perché pare che cambierà un po' anche l'IVA sulle barche, quindi siamo molto cercherò attenti. Cercherò un po' di promuovere questo. Partiamo, diciamo, dal classico leasing nautico per poi arrivare al finanziamento dell'acquisto del natante. Insomma, basta informarsi, dicevamo filiali ovunque, filiali, parte da Castagneto Carducci, da Livorno, per poi arrivare 23 filiali, a Pisa, 23 filiali che partono da Grosseto e arrivano fino a Pisa, quindi tutti che si sviluppano lungo la costa e quindi... E allora, grazie d'aver creduto in noi come pisaniana alla BCC di Castagneto Carducci, perché come vedete è importante anche l'aspetto della cultura e della promozione di tanti aspetti della cultura. Cultura vuol dire anche economia, conoscenza appunto di tanti ambiti della nostra produttività regionale, anche argomenti legati proprio alla banca. Vi ritroveremo presto nella nostra trasmissione, ma volevo un saluto iniziale da parte vostra. Grazie ad Angelo Scuri e alla BCC di Castagneto Carducci. E io invece, grazie davvero, mi siedo nel mio nuovo sgabello, diciamo così, chiedo a Chiara Pardini di sedersi nella sedia e saluto con grande simpatia, devo dire, con grande partecipazione, perché tutte le volte che è presente nelle nostre trasmissioni, devo dire, poi scrive dei post meravigliosi anche sui social, è importante anche sapere usare i social, ormai lo sappiamo, e quindi per noi della Pisaniana, di 50 Canale, del Circolo Culturale Filippo Mazzei, è un piacere davvero collaborare nelle nostre trasmissioni con una figura così anche sensibile e partecipe a livello emotivo. Grazie a Salvatore Pisano, amministratore unico della Navicelli SRL. Buonasera. Ciao Carlotta, buonasera, grazie. Sei impressionato. Sì, non me l'aspettavo, cioè nel senso non certo. Mi hai spiazzato, però ti ringrazio. Certo. Allora, abbiamo parlato di questo ambiente in cui ci troviamo, però io voglio iniziare con la storia e l'arte, perché chiedo al nostro regista Max Paoli di inquadrare quest'opera che ci è stata prestata dal dottor Mechini Fabio per questa occasione, disegno di Della Bella, l'ultimo tratto della costruzione del canale dei Navicelli, che lo ricordiamo iniziò nel 1563 per concludersi nel 1635. Questo è un disegno a matita, la veduta della Torre Guelfa a Pisa durante l'inaugurazione del nuovo ponte, il ponte a mare, nell'ultimo tratto del canale dei Navicelli, in presenza del Granduca di Toscana, Ferdinando II dei Medici, in questo disegno del 1635. Grazie a Max. Ecco, innanzitutto, ce l'ha qui Pisano, che impressione fa vedere i Medici, vedere un canale che allora prendeva il via, e pensare che in questo momento si ha in mano, perché ora non voglio ovviamente parlare di un potere che si ha in mano, voglio parlare di una responsabilità. Sì, dunque innanzitutto è veramente un piacere poter parlare della storia. Beh, vedi Carlotta, il canale lo hanno pensato e realizzato i Medici. In realtà il canale è partito da un momento buio per la storia pisana, cioè quando Firenze ha letteralmente invaso Pisa. Però probabilmente nessuno avrebbe immaginato che da questa invasione ne sarebbe poi nata quella che è effettivamente la ricchezza per la città. È un canale di 500 anni, beh, in 500 anni comunque ha avuto numerose modifiche, numerose trasformazioni. Rispetto a quello che era il percorso iniziale, che era un pochino tortuoso, anzi un pochino troppo tortuoso, ai primi del Novecento, intorno agli anni 20-30, è stato letteralmente rivisto. Quindi la tortuosità è scomparsa, è stato ampliato ed è stato reso rettilineo. Infatti la stragrande maggioranza del canale corre in rettilineo, poi c'è una curva della Cornacchiaia, è un nome un po' particolare, comunque insomma, per avere un altro rettilineo per poi sfociare
nel canale scolmatore e da qui nel porto. Per me è una passione, io starei fino a domani mattina a parlare del canale, credo che non sia possibile. Lo sappiamo, e da lì poi l'ingegner Pisano è, diciamo così, è entrato in questa realtà talmente con partecipazione e con passione, come dice lui, da aver prodotto dei risultati. Ora, non è una captatio benevolentia, riporto semplicemente quelli che sono dati, i dati sono oggettivi. Risanamento della SRL, chiusura del bilancio in attivo per quanto riguarda il 2019. Già qui, insomma, in quest'epoca, e ne abbiamo parlato già in un'altra puntata, è un risultato enorme. Sì, sì, in effetti in quest'epoca, ti ringrazio perché è stata un'epoca particolare. Il 2020 ha visto il Covid con l'inginocchiarsi letteralmente di numerose attività. Ecco, quindi anche aver comunque mantenuto il risultato. Tra l'altro, una notizia in anteprima, ieri ho firmato il mandato per gli ultimi 20.000 euro che costituivano la posizione debitoria della Navicelli di 1.321.000 euro. Quindi in soldoni, quindi ieri... è proprio il caso di dirlo. Cosa significa? Significa che abbiamo pareggiato la debitoria. Perfetto. Ora, pareggiare una debitoria e portare avanti ugualmente le spese correnti e quindi dare ugualmente sviluppo non è stato facile, però una piccola precisazione, ti devo correggere, non è stato merito mio, ma è stato merito di una squadra, della stessa squadra che con un pizzico di fatica è stata messa in piedi. Tra l'altro è una squadra molto snella, siamo letteralmente in quattro. Allora noi quattro abbiamo raggiunto questo risultato. È un quartetto meraviglioso, devo dire, pochi, ma un poker, esatto. Grazie. Allora Chiara Pardini, abbiamo sentito parlare di periodo a livello di quadro generale sicuramente non dei migliori, ma anche la Seven Stars, che rappresenta una delle eccellenze su questo territorio, ha rilanciato. Sì. Ed è importante che alcune figure nel panorama economico in generale in periodi di crisi rilancino, perché sono segnali importanti per la comunità, e voi siete in questo caso un esempio. Ecco perché noi vogliamo sempre partire da qui, proprio per una sorta di scaramanzia, perché insomma c'è tutto un qualcosa di positivo nel vostro lavoro, nelle tante persone che lavorano, certo, nel certo. tanto indotto. Chiara, a te la parola, come è stato questo progetto di ampliamento e quali sono un po' di numeri, perché ci sono tanti numeri? Assolutamente. Allora, noi abbiamo deciso circa un anno e mezzo fa di ampliare i nostri spazi, sicuramente per un'esigenza effettiva, perché la clientela fortunatamente è aumentata di anno in anno, anche per un aspetto logistico, perché questa nuova sede di Tombolo è situata a 4,5 km dalla sede principale, per cui molto vicina, più vicina al porto di Livorno e soprattutto prima del ponte dell'autostrada. Certo. Per cui qui abbiamo l'opportunità di ospitare anche imbarcazioni a vela che fino ad oggi magari non erano prettamente il nostro core business. Sicuramente questo aumentare gli spazi, questo ingrandirci è fondamentale non solo per noi ma per tutto l'indotto che portiamo, per cui questo è veramente un dato fondamentale anche per far sì che poi il canale dei Navicelli sia sempre più semplice di accesso, quindi entrata e uscita più semplice. Sicuramente è un qualcosa che per noi significa molto. Chiara, avete fatto un po', diciamo, una sorta di percorso che prende tutta l'area dai Navicelli, dicevamo, fino all'area livornese in qualche modo. Dal 2012 sì. a oggi sono 8 anni che la Seven Stars opera. Io lo ricordo di nuovo perché è giusto ripartire da zero, come se ci stessero seguendo per la prima volta, tante persone sicuramente lo faranno. La Seven Stars Marine and Shipyard fornisce servizi a 360 gradi ad armatori, comandanti, equipaggio, manutenzione e cura dell'imbarcazione, quello che è il loro business principale, quindi rimessaggio invernale, check-up, ma anche il refit di cui abbiamo parlato tante volte, perché è questo rinnovamento delle imbarcazioni che coinvolge anche tante maestranze. Sì, coinvolge tantissime maestranze, perché nel refit si considera qualunque tipo di lavorazione a bordo, quindi dalla parte impiantistica, meccanica, fino alla falegnameria, all'arredo.
Quindi non è sicuramente un lavoro semplice, anzi lo definirei più una missione. E la nostra missione è proprio quella di cercare al meglio di coordinare tutte le maestranze, dando un risultato sicuramente di grande qualità, di eccellenza direi. Ecco Chiara, ma qui in quest'area, a parte il refit e quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, cosa ci sarà in più? In quest'area ci sono tante novità, quindi non soltanto refit. Da quest'anno abbiamo iniziato per esempio ad occuparci dell'allestimento di una linea di imbarcazioni per Austin Parker, il 44 piedi, di cui è possibile vedere anche qualcosa qui in cantiere stasera. Certo. E sicuramente questo è stato uno dei grandi progetti. Non è l'unico, perché ritorneremo a collaborare anche per il marchio Unies, e inoltre abbiamo in progress un progetto molto ambizioso per Victory Marine, per cui la realizzazione addirittura di un'imbarcazione ex novo di 24 metri, però al momento non posso svelarvi di più. Tutte le volte è così, Chiara, tutte le volte ci butta sempre qualche curiosità che poi scopriamo nel corso di vita. Tanto ci ritroviamo ogni tanto, facciamo il punto, questo è poco ma sicuro. Allora, ci sono ovviamente saluti per l'inizio della Pisaniana, ma anche per questo che è una puntata che tante persone seguono perché è importante, dicevamo, per l'economia. E allora vogliamo in apertura subito ascoltare, in apertura ormai nel primo blocco come si usa dire, sentire il saluto da parte dell'amministratore unico del porto di Pisa, Simone Tempesti, e poi torniamo qua all'interno degli ex cantieri Arno, adesso Seven Stars. Buonasera Carlotta e un saluto a tutti gli amici di 50 Canale, della Pisaniana e del Circolo Mazzei. Ci siamo lasciati nell'ultima puntata della precedente stagione al porto di Pisa e ora inizia una nuova stagione che andrà alla scoperta della Toscana, per poi tornare, ce l'auguriamo, qua da noi al porto di Pisa. Abbiamo tutti scoperto durante questa stagione come la Toscana sia stata riavvicinata e riscoperta da molte persone. Ecco, io credo che dovremo utilizzare questa stagione invernale per riproporre ancora di più i nostri territori con le loro offerte e al tempo stesso per strutturarci nelle nostre iniziative, nelle nostre imprese, per dare un'offerta più qualificata e più completa. Credo che l'occasione di mettere insieme tutti gli operatori del sistema nautico sia importante, perché attraverso essi si possa dare una proposta più qualificata. E anche le amministrazioni siamo certi che ci seguiranno in questo cammino. Come porto abbiamo proseguito nel nostro cammino di risanamento, di ristrutturazione della base proprietaria che veniva da momenti difficili, e quindi siamo anche in condizione di offrire delle proposte diverse per il prossimo anno. Il polo nautico pisano nel suo complesso sicuramente potrà dare molto, anche perché è al centro di questo territorio ricco e importantissimo, che può offrire appunto nuovi stimoli a tutto il turismo nazionale e internazionale. Cercheremo di dare delle proposte importanti, già a primavera presenteremo iniziative che potranno essere di grande attrazione, e siamo sicuri che insieme a voi faremo un cammino. Poi magari ci troveremo in estate, alla fine del vostro cammino della Pisaniana, a fare insieme un po' il punto della situazione. Allora, per il momento vi mando un grande abbraccio, un saluto, e vi attendo poi a fine giro da noi al porto di Pisa. Grazie Simone Tempesti, un grande applauso naturalmente, viva il porto di Pisa! È un piacevole ritorno alla cucina, come dire, presente accanto al salotto, perché tante volte ci siamo collegati a distanza. Questa volta la cucina è qui, infatti sentiamo un afrore che non può arrivare a voi, ma che, insomma, voglio dire, arriva alle nostre narici ben definito. Aurora Catering di Vincenzo Campanale, con qui accanto a me Arcadio. Arcadio, nome buonasera, stupendo. Salutiamo questo grazie giovane chef. Allora, che cosa prepari stasera per noi? E mi dispiace per voi che ci guardate, ma è una ricetta che potete seguire e potete rifare a casa. Prego Arcadio, liberissimo. Allora, questa sera sto preparando un risotto carnaroli in riserva con ragù di fagianella, chicchi di melograno, parmigiano e prezzemolino profumato. Perché avete scelto la fagianella?
Fagianella perché è una, tenera. È tenera, una, è carina in senso. È carina, no? È carina. Senso, è una... Ascoltami Arcadio, dimmi come hai iniziato, spiega come fossero tutti come me praticamente, cioè incompetenti ai fornelli. Iniziamo. Allora, in primis c'è il brodo. Sì. Fatto con il pollo e verdure fresche. Sì. Fatto bollire almeno un paio d'ore. Sì. E fatto riposato. E poi praticamente si mantica il riso con un po' di burro. Sì. E poi si fa cuocere col brodo e a metà cottura si mette già il ragù di fagianella. Cottura, quindi diciamo dopo quei 10 minuti, ecco, 8 minuti che si mette il ragù di fagianella minuti. Che tu avevi già fatto e che poi mi spiegherai come hai fatto. Sì. Facciamo così, perché altrimenti per strapparti le parole, caro Arcadio, lo so che sei impegnato, ma allora noi proseguiamo invece con i saluti che vengono a questo inizio della Pisaniana, ma soprattutto a questo grande anno che è il 2020-2021 per Pisa e le sue vie d'acqua e per il canale dei Navicelli in particolare. Procediamo con un altro grande amico della Pisaniana, Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Pisa. Buongiorno a tutti, sono particolarmente contento di fare questo saluto agli amici della Pisaniana, una trasmissione che mi ha visto molte volte presente anche negli anni scorsi. Oggi non ho più la veste che ho ricoperto fino alla scorsa settimana, cioè quella di presidente della Camera di Commercio di Pisa, in quanto la Camera di Commercio è stata commissariata, noi siamo decaduti, il commissario non è ancora stato nominato, ma noi siamo decaduti in attesa degli accorpamenti o della modifica dell'attuale legge di riforma delle Camere di Commercio. Però non sono voluto mancare a dare questo saluto perché ci tengo particolarmente. La Pisaniana è una trasmissione che parla di economia dell'area vasta, una trasmissione importante. Oggi qui siamo qui su questi cantieri per si riparte dalla nautica alla Pisaniana come ogni anno. La nautica è uno dei settori trainanti dell'economia della provincia di Pisa, un settore importantissimo, un settore che ha conosciuto la crisi, anch'esso ovviamente, ma insomma si sta riprendendo abbastanza bene. Ecco, è una scommessa quella che Pisa vuol giocare sulla nautica attraverso il canale dei Navicelli, ma con l'apertura dell'Incile anche collegando l'Arno ai Navicelli stessi e quindi al porto di Marina. Insomma, diciamo che la nautica, Pisa è storicamente una repubblica marinara, la nautica ha sempre rivestito un importante segmento dell'economia di questa città e di questa provincia, e quindi saluto tutti volentieri e faccio i migliori in bocca al lupo per la riuscita della nuova stagione della Pisaniana all'amico Massimo Balzi, a Carlotta e a tutti i componenti del circolo Mazzei che della Pisaniana, diciamo, sono gli animatori. Siamo all'interno di questo hangar, come possiamo definirlo? Va bene, corretto? Sì, sì. Possiamo definirlo hangar, va, dove vengono insomma, ristrutturate, refittate, rimesse a nuovo, costruite in certi casi imbarcazioni da sogno, una realtà incredibile a Pisa, una realtà importantissima per la nautica a livello internazionale, tanti stranieri, tante commesse, possiamo già dirlo quante commesse avete per quest'anno più o meno? Al momento siamo ancora inizio stagione, quindi possiamo fare una previsione, però darvi dei numeri precisi non mi risulta difficile. Non vuoi darli, la responsabile no, marketing anche per della scaramanzia, Seven Stars, direi. Chiara Pardini è molto prudente su queste cose, lo so. Allora, ringrazio davvero Chiara Pardini per averci ospitato un'altra volta con la Pisaniana qui all'interno dei cantieri della Seven Stars, ex cantieri Arno a Tombolo, nuovissima realtà a pochi chilometri dalla casa madre della Seven Stars. Ringrazio Salvatore Pisano, amministratore unico della Navicelli SRL, per aver parlato, aver accennato a quello che è il momento attuale della Navicelli SRL. In realtà ci sono tanti di quei progetti che neanche avete idea, e allora
ringrazio e saluto per essere arrivati qui sul palco con noi, direttamente dal, beh, diciamo, il comune, qui c'è in parte importantissimo il ruolo del comune in tutto questo, l'architetto Fabio Daole, dirigente della Direzione Infrastrutture e Viabilità del Comune di Pisa, applauso. Grazie architetto di averci raggiunto. Accanto a Chiara Pardini invece per parlare poi dopo proprio di quelle realtà che affiancano la Seven Stars in questo caso, ma insomma le realtà di ricostruzione e costruzione di imbarcazioni da sogno, Emiliano Zollo che rappresenta la Service Marine, amministratore unico della Service Marine, una società che nasce proprio con questa esigenza di agevolare i trasporti sul canale. In che modo? Lo capiremo più tardi, vedremo anche le immagini e cercheremo di capire in che modo queste imbarcazioni possono nascere o rinascere. È importante anche che ci sia una logistica, che ci siano i trasporti che permettano a queste imbarcazioni di spostarsi nel canale dei Navicelli. Questo è il nostro protagonista, il canale dei Navicelli, che è stato tanto sulle pagine dei quotidiani in questo periodo. Ma non basta, perché io ero rimasta a notizie di fino a pochi giorni fa che continuano ad essere sorpassate da nuove notizie. E allora mi rivolgo all'amministratore unico Salvatore Pisano. Partiamo dall'ultimissima notizia? Sì, dunque, allora l'ultimissima notizia è che la Regione Toscana ha approvato una nostra idea, un nostro progetto, cioè in realtà circa un anno e mezzo fa, grazie anche al supporto del Comune, perché ricordo che la Navicelli di Pisa è una società... È una partecipata. È una partecipata, cioè è detenuta al 100% dal Comune. Dal Comune, infatti. Quindi, ho detto, il Comune è fondamentale in tutto questo. È fondamentale anche per la sinergia, perché l'interlocuzione che si ha con le varie autorità portuali di Livorno, certo, la Regione Toscana, ecco, certo, avviene, e comunque diciamolo sinceramente, da ancora più spessore. Un anno e mezzo fa abbiamo chiesto alla Regione Toscana di poter spostare i fondi da una infrastruttura che localmente non aveva gradimento e che comunque per poter essere realizzata aveva bisogno di un corrispettivo in termini economici da parte di privati. Sì. Stiamo parlando di un'infrastruttura del costo complessivo di 12 milioni di euro, 6 milioni statali, diciamo così, e 6 milioni partecipati dai, sì, privati. Sì. Allora, questa infrastruttura, non entro nel dettaglio, magari lo faremo un'altra volta, questa infrastruttura in realtà al momento non è necessaria per il canale dei Navicelli. Abbiamo avuto il coraggio di dire: guardate che questa può correre il rischio di diventare una cattedrale nel deserto. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di comprendere meglio quali potessero essere le reali necessità del canale, e cioè le difese spondali, le protezioni, quindi le palancolature. E quindi è di questi giorni l'approvazione della Regione Toscana, ma ovviamente anche del Ministero delle Infrastrutture, dello spostamento. Quindi questi 6 milioni di euro pubblici non verranno più investiti su quest'opera, ma verranno investiti in opere di protezione spondale, le cosiddette palancolature. Palancolature, questo l'abbiamo capito. Volevo anche su questo l'architetto Daole. Architetto, mentre i 700.000 euro per la messa in sicurezza del ponte mobile di Calambrone, ecco, quello lì, quello sempre frutto della vostra sinergia, quello rientra, non c'entra niente con questo, è una cosa a sé. Quindi insomma state cercando, come si dice in inglese, pick your battle, cioè scegli la tua battaglia. Voi state cercando in qualche modo di trovare ciò per cui vale veramente la pena di spendere soldi. Questo lo trovo estremamente virtuoso, estremamente importante. Certo, noi cerchiamo di dotare il canale dell'infrastruttura ovviamente che serve per garantire la navigabilità e possa creare anche uno sviluppo futuro per le aziende che sono oggi sul canale e magari quelle che potranno anche arrivare. Certo. Sono due operazioni diverse, una riguarda il consolidamento delle sponde, che insomma 6 milioni, noi abbiamo 4 lotti adesso in corso, uno lo stiamo finendo, il lotto 4 che è qui più vicino a noi, lotto 8 e 9 vicino, diciamo, a dove abbiamo la sede, e anche questo finisce fra un mese, e un lotto 5 che parte, ho firmato il contratto ieri e parte a breve. Considerate che tutti questi tre lotti non si arriva a 3 milioni, per cui 6 milioni vuol dire raddoppiare questo tipo di infrastrutture. Dobbiamo dire anche la Regione, sotto questo punto sì, di vista. Sì, la Regione, diciamo, siamo stati molto, come dire, a contatto con la Regione su
da sempre su tutto, e quando abbiamo detto che queste risorse noi le volevamo mantenere su Pisa e sul canale, insomma, c'è stata qualche discussione, però in fondo però alla fine hanno dato approvato retta. Sì, insomma, bisogna ringraziare anche la regione che insomma ci ha supportato. Invece il ponte mobile di Calambrone è un'altra battaglia, nel senso che lì è oggi l'unico accesso al mare, per cui essendo l'unico accesso al mare questo ponte deve essere adeguato dal punto di vista strutturale e garantire la navigabilità. Chiara Pardini, da 1 a 10 la Seven Stars quanto si auspica che il ponte mobile sul Calambrone diventi presto una realtà? 12 assolutamente fondamentale. Beh, spieghiamo alle persone, insomma, chiaramente permetterebbe a navi ben più, a imbarcazioni ben più grandi, insomma, di poter entrare, uscire dal canale, e poi soprattutto insomma in maniera più agevole, perché diciamo già da oggi fortunatamente grazie alla nostra organizzazione, alla collaborazione della Navicelli stessa, abbiamo raggiunto dei risultati, ma ovviamente non sono sufficienti. Il dragaggio è fondamentale, lo sappiamo, lo diciamo sempre, su questo si è spesa la Navicelli in maniera... Sì, arrivare a 3,5 metri per noi è fondamentale, perché ci consentirebbe appunto di aumentare sicuramente la dimensione delle imbarcazioni, ma specialmente far sì che l'ingresso e l'uscita per arrivare presso i nostri cantieri sia estremamente più agevole, quindi far sì che i comandanti si sentano finalmente liberi di venire da noi anche per brevi periodi. Emiliano Zollo, amministratore unico di Service Marine, questa società, dicevo, che nasce proprio da questa esigenza di agevolare i trasporti sul canale. Ci racconta un po' come è nata questa azienda e quanti anni ha? Buonasera a tutti, grazie Carlo. Grazie a lei. La società è nata, diciamo, l'anno scorso. L'anno scorso? È giovane così? È giovanissima la società. Diciamo che i partners sono però consolidati sul territorio, perché i miei tre partner all'interno sono ovviamente uno la Seven Star, certo, l'altra è Carpensalda, nuove costruzioni, e come trasporti abbiamo il Piccini, trasporti certo industriali, più ovviamente la mia collaborazione, perché è da 20 anni che svolgo il ruolo da comandante di rimorchiatori. Quindi ci racconti come funziona un po' la vostra logistica, il vostro modo di trasportare le imbarcazioni. Che tipi di mezzi avete? Rimorchiatori? Chiatte? Attualmente abbiamo 3 rimorchiatori e 3 chiatte. Andiamo praticamente a prendere gli yacht a Calambrone. Intanto noi vediamo le immagini, ovviamente, sì, le immagini di quello che è il vostro lavoro. Ecco, infatti le vediamo proprio adesso. Quali sono le vostre difficoltà che avete incontrato e quello che sperate che agevolmente, velocemente possa essere una realtà? Ma ti parlo da operatore ventennale. Per questo. Le barche vanno via via sempre a diventare sempre più lunghe e più largo, e quindi c'è bisogno sicuramente del ponte al Calambrone, sullo scolmatore. Sì, e poi? E poi, come diceva anche Chiara, il pescaggio, perché ovviamente aumentando la lunghezza degli scafi aumenta anche il pescaggio. Certo. Quindi noi abbiamo difficoltà a volte a fare anche rimorchio, perché come potete ben capire ci troviamo in difficoltà sulle sponde e non è facile, diciamo. Insomma, Pisano, è come dire, voi lavorate tanto, ma ci vuole ancora un pochino di più. Allora, per noi questo qui è uno stimolo, è uno stimolo fortissimo. Carlotta, però volevo aggiungere una cosina. Prego. Abbiamo sovrapposto due ponti. In realtà sono due. Abbiamo parlato del ponte mobile di Calambrone. Sì. Bene, per poter uscire in mare o dal mare venire nel canale dei Navicelli, sì, attualmente bisogna superare 4 ponti, sì, la Darsena Toscana e quindi, sì, bene, allora i 700.000 euro sono per il rifacimento di questo ponte. Di questo ponte, ok. Zollo ha parlato del ponte mobile sullo scolmatore. Ecco, anche qui... È quello lì? Anche qui abbiamo attivato il procedimento. Siamo riusciti, anche con l'autorità portuale di Livorno, a mettere in piedi una procedura. E io sono convinto che nell'arco di 3 anni sarà realtà.
qual è il vantaggio di quel ponte? Innanzitutto bypassare gli altri quattro e quindi non far più entrare le imbarcazioni in Darsena Toscana, ma avere l'accesso diretto all'acqua. Quindi sono realtà diverse. Sono realtà diverse. Grazie di questa precisazione. Noi andiamo anche a risentire le parole di Navel, un'altra realtà, un'altra azienda che, così, che lavora in partnership con la Seven Stars. Daniele Vannucci, Project Manager Navel, primo contributo, poi vediamo il secondo. Intanto iniziamo dal primo. Ciao Carlotta, buonasera a te, buonasera a tutti i tuoi ospiti e telespettatori. Navel fortunatamente è stata un'azienda che ha potuto lavorare anche durante il lockdown per effetto di codici Ateco che ci garantivano la prosecuzione dell'attività, e quindi siamo stati chiusi una settimana giusto per scrupolo, però abbiamo sempre lavorato. Abbiamo lavorato solo nella parte officina perché chiaramente i cantieri sono stati chiusi per quasi due mesi, però questo ci ha fatto in modo di avvantaggiarsi su tutto quello che dovevamo poi produrre, perché come ci si aspettava, poi appena è stato sbloccato il lockdown e i cantieri sono ripartiti, hanno voluto comunque consegnare le barche nei termini con un leggero ritardo rispetto a quello contrattuale, però hanno voluto consegnare. Infatti tuttora stiamo consegnando delle barche che finiranno fra la fine del mese e la metà di ottobre, e le altre le abbiamo già consegnato. Diciamo che essendo stati anche un po' più fortunati per questo discorso lavorativo, stiamo attraversando anche un buon momento a livello di futuro, perché abbiamo già contratti in essere che ci permetteranno di lavorare tranquilli fino alla fine del 2021, tant'è vero che abbiamo anche incrementato la forza lavoro assumendo due apprendisti, uno da un mese, uno da un paio di settimane, e dal prossimo mese di ottobre avremo anche un dipendente, un operaio specializzato che ci aiuterà anche a portare avanti il futuro con più tranquillità. Anche perché tra poco ci sarà il Salone di Genova, che al momento è l'unico salone confermato come vetrina per le nuove produzioni, perché tutto il resto, Cannes, Barcellona eccetera, sono stati sospesi, quindi il polso reale della situazione l'avremo a Genova, però come ripeto insomma siamo già un po' più tranquilli per quello che abbiamo adesso in mano. Io vi saluto, vi ringrazio di questo intervento e alla prossima, grazie mille, buonasera. Daniele Vannucci, grazie a Daniele Vannucci della Navel, Project Manager, ma tanto tra poco torniamo a parlare di Navel. Perché? Perché le imbarcazioni sono sempre più dotate di tecnologia. Ecco, Chiara Pardini della Seven Stars, elettronica, tecnologia, bisogna avere dei professionisti veramente accreditati, perché sennò si manda al diavolo tutta l'imbarcazione. È un attimo, certo. No, noi collaboriamo tantissimo. È una garanzia, quindi. Assolutamente, sono molto bravi, operativi, ben strutturati, quindi sempre pronti anche all'emergenza, perché ovviamente noi non soltanto gestiamo lavori pianificati, ma spesso risolviamo anche problemi last minute, assicurando quindi un service veramente certo. Completo. E sarà sempre più così, perché se il passaggio sarà costante, certo, e ci auguriamo insomma sempre più nutrito, ecco che i problemi last minute potrebbero essere un'altra nicchia non da poco. Esattamente. Allora, io vorrei parlare, abbiamo in realtà pochi minuti, quindi parleremo di questo anche nell'ultima parte con il nostro ingegner Pisano, però è fondamentale, a mio avviso, affrontare questo argomento che l'avete letto probabilmente sui quotidiani proprio in questi giorni, c'è il progetto enorme, io vi dico la verità, non perché io sia chissà quale scienziata, ma leggendo questo articolo mi sono resa conto della portata di questo progetto e mi chiedo perché non venga ripreso a livello nazionale questa notizia, a meno che non lo sia stata presa, io non lo sappia, però si parla, ora lascio la parola a Pisano, si parla di una sorta di authority più che portuale delle acque interne di Pisa, che vedrà proprio il ruolo della navicella SRL fondamentale per lo sviluppo da tutti i punti di vista, economico, infrastrutturale, insomma
si parte quando? Non si sa in realtà bene, una data ben precisa, c'è un progetto, diciamo, è importante questo dirlo, a capo di questo progetto dovrebbe esserci, pare di capire, quasi sicuramente Bottai, che è appunto Stefano Bottai, consigliere e consulente del settore della nautica con riferimento allo sviluppo dell'area dei navicelli per il comune di Pisa, nonché vicepresidente di Toscana Aeroporti. Conferma tutto? Sì, confermo tutto, non so dare il giorno esatto, la data esatta, grazie Carlotta, però è a brevissimo, secondo me nell'arco di poche settimane. Intanto, prima di tornare su questo, Stefano Bottai che saluta la nostra trasmissione e questo progetto dei navicelli e non soltanto, vediamo. Buonasera a tutti, buonasera agli amici della Pisaniana, buonasera anche all'azienda che stasera li ospita, la Save Stars, buon proseguimento. Il sindaco mi ha chiesto qualche settimana fa, non più tardi di 2 mesi fa, di, in virtù delle mie esperienze professionali sul settore della nautica, quindi proprio sul canale e anche a seguito della realizzazione del porto, di aiutarlo a immaginare una governance del sistema nautico pisano che necessitava, diciamo così, che tutte le componenti fossero messe insieme a regime. Io, avendo a disposizione il comune ormai da tanti anni questo veicolo che è la società Navicelli Pubblica, abbiamo immaginato che quello fosse il veicolo giusto per poter rappresentare tutte le attività nautiche del comprensorio pisano, che vanno quindi dall'attività del porto con le articolazioni che, come dire, potremo apprezzare con maggiore precisione quando sarà completata la procedura che abbiamo letto essere in corso di affidamento a imprenditori esterni, così come tutta la Golena d'Arno e il canale dei Navicelli stesso. L'idea è quella di costituire nell'ambito della Navicelli Pubblica, società Navicelli Pubblica, una sorta di authority che si occupi di tutto il sistema e far assumere a quella società anche il ruolo di sportello unico per le imprese. Quindi tutte le tematiche e le problematiche che appartengono al settore troveranno nella Navicelli Pubblica un unico interlocutore, sia sul piano amministrativo che sul piano organizzativo delle funzioni. Grazie dunque, grazie davvero anche al nostro ultimo contributo, quello di Stefano Bottai, consigliere e consulente nel settore della nautica, naturalmente la sua esperienza come insomma, amministratore delegato di Boca d'Arno S.p.A., poi insomma, già vice sindaco, insomma, anche nel comune ha avuto un ruolo importante. Bottai, ecco, per quanto riguarda quello che è la zona in cui ci troviamo, quali sono i progetti del comune un pochino più a lungo termine? Dunque, il Comune di Pisa già insomma, da diverso tempo si sta molto diciamo, attivo su quello che si chiamano oggi le infrastrutture verdi e noi crediamo che legate all'acqua, le così chiamate infrastrutture blu, possano portare veramente grandi benefici ecologici e chi ovviamente vivrà il nostro territorio. È chiaro che qui abbiamo un canale ovviamente importante che attraversa i terreni agricoli, abbiamo una parte di parco, degli ecosistemi molto importanti e noi ci immaginiamo per il futuro le vie alzaie riqualificate con delle piste ciclabili, grandi alberature perimetrali, una specie di foresta che accompagna ovviamente poi, cioè non deve essere, cioè le attività produttive siano legate alle attività turistiche, è un unico alla cultura e potremmo unire. A proposito di cultura si parla anche di un Green Theater, c'è già stato una prima, sì, diciamo una prima teatrale con Renato Raimo, attore amatissimo e regista anche, e questa potrebbe essere anche il via qualche... Ma guarda, c'è stata questa prima è stata un'idea, abbiamo concretizzato un'idea che era partita da un po' lontano, perché la Navicelli a mio avviso deve essere anche il centro, ma il baricentro effettivo, non solo di quelle che sono le infrastrutture, perché io non finirò mai di dirlo, la posizione della Navicelli, la posizione baricentrica del canale dei Navicelli è straordinariamente importante, non ci sono altri esempi al mondo dove c'è una fortissima concentrazione con un raggio di un chilometro e due di tutte queste infrastrutture. Esatto. Però non basta, a mio avviso, essere
leader in quello che è lo sviluppo. Teniamo conto che questo è l'unico polmone produttivo di Pisa. Ecco, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, è importante anche fare ancora di più per la città, e lo abbiamo fatto già con questo primo evento inserito nell'ambito del Navicelli Green Theater. È stato una sorta di, tra virgolette, esperimento, ma non abbiamo lasciato assolutamente nulla al caso. Lo riproporremo in maniera ancora più compiuta. Faremo in maniera tale da coinvolgere la città, perché nel primo evento, per ovvi motivi, avendolo fatto in uno spazio ristretto, seppure al... È stato per pochi eletti, diciamo così, ma ecco, all'inizio. Sì, sì, diciamo... Un evento per gli addetti ai lavori, più che altro. Sì, sì, anche perché abbiamo detto, partiamo, ora possiamo partire con qualcosa di piccolo. Di piccolo dal punto di vista della location, però era importante partire, era importante dare gambe segnale, a questa... In un periodo in cui di segnali da parte della Navicelli non ne abbiamo, cioè voglio dire, non abbiamo carenza, anzi arrivano da ogni parte queste notizie. Ritorniamo tra poco a parlare dell'Authority, non mogliamo l'argomento qui, riavremo anche un altro pezzo di intervista a Stefano Bottai. Noi però adesso andiamo in pubblicità e ci troviamo tra pochissimo, mi dicono fai te, come dire, insomma abbiamo bucato già abbastanza. Pubblicità e poi torniamo per l'ultima parte della Pisaniana, tra poco. Parliamo delle vie dell'acqua di Pisa e lo facciamo questa volta dal tombolo. Non siamo propriamente nel canale della Navicelli, ma siamo a pochissimi chilometri e siamo all'interno della nuova azienda che è stata presa dalla Seven Stars, l'azienda di refitting nautico che usualmente ospita l'inizio della nostra Pisaniana, l'inizio ogni stagione. Ebbene, stavolta siamo venuti nel nuovo ambiente, ovvero gli ex cantieri Arno del tombolo, dove insomma sta per ripartire un'altra attività fiorente, ce lo auguriamo, come sta rifiorendo anche a pochi chilometri da qui tutto il canale della Navicelli e da lì tutta l'area fluviale e marina di Pisa. Allora, abbiamo parlato di questo per quasi tutta la puntata. Ringrazio l'architetto Fabio Daole, che ci ha salutato poc'anzi, dirigente della Direzione Infrastrutture e Viabilità del Comune di Pisa, Emiliano Zollo, che è stato qui con noi, e naturalmente Emiliano Zollo, amministratore unico di Service Marine, società che proprio agevola il trasporto sul canale delle imbarcazioni con i suoi rimorchiatori e le sue chiatte. Ringrazio soprattutto Chiara Pardini, che ritroveremo in chiusura di trasmissione, responsabile marketing di Seven Star. Ci hanno raggiunto qui, affiancando, come sempre è stato con noi sin dall'inizio, l'amministratore unico di Navicelli SRL, Salvatore Pisano. Dicevo, ci hanno raggiunto qui sul palco e li ringrazio, Massimo Baccherotti, presidente di Porticcioli della Golena d'Arno di Confcommercio. Baccherotti, grazie, l'abbiamo avuta ospite in un'altra trasmissione ma in video, e adesso è venuto a trovarci di persona. Umberto Ascani, che è stata una presenza importante in un'altra trasmissione dedicata ai Cavalieri di Santo Stefano, un ordine di grande prestigio a livello nazionale, presidente dell'ordine. Umberto Ascani, grazie di essere qui con noi, grande ufficiale, più giusto dire, no? Dell'ordine. E un grazie speciale a Giovanni Arrivabene. Giovanni Arrivabene è colui che ci porta in quella imbarcazione quando chiudiamo la Pisaniana, che non mi ricordo il nome, ma è la sua. Come si chiama? No, Suanna Noa. Eccola, quella lì. Ma è soprattutto in questo caso, oltre a essere stato un velista campione del mondo, pluripremiato a più riprese, conoscitore dei più grandi armatori internazionali, quindi voce importante per quanto riguarda Pisa, perché è un'acquisizione per la Navicelli SRL che l'ha voluto come consulente veramente di grande importanza e di grande prestigio, e direttore tecnico sportivo dell'Associazione Vela Toscana. Insomma, i ruoli sono... Innanzitutto un'impressione su quello che abbiamo detto fino ad ora. Su quest'area, beh, insomma, i progetti di Navicelli li ha ben chiari lei, no? È stato... Molto chiari, e devo dire che si sta realizzando tutto quello che ci si immaginava negli ultimi anni, quando è iniziato 10 anni fa
strutturarsi proprio con cantieri che si offrivano al mercato internazionale. E devo dire che io negli ultimi 35 anni ho collaborato e frequentato marine in tutto il mondo, a Porto Cervo, a Hong Kong, Caraibi, e devo dire che è piacevole con l'ingegnere Salvatore analizzare, studiare e cercare dei nuovi strumenti e innovazioni per rendere più appetibile questo canale agli armatori italiani e stranieri, chiaramente. Allora, Max, chiedo alla regia di alzare il volume in modo tale che lo possano sentire all'interno di tutta la sala, e ringrazio ancora per quello che ha detto naturalmente il nostro Giovanni Arrivabene, che però dopo voglio sentire a proposito anche dell'Associazione Vela Toscana, perché è importante anche quella per quanto riguarda la valorizzazione anche del porto e di tutta un'area. Ma parlando con Massimo Baccherotti, che è il presidente della Porticciola di Gorlanarno, che è una realtà che ha dell'incredibile, perché sono 2500 posti barca? Esatto. Cioè di piccole barche, non vi immaginate, le grandi sono più sul porto. Una media che va da 5 a 10 metri. Ecco, sono le imbarcazioni dei pisani, diciamo così, no? Una realtà come questa penso non esista, perché è veramente una realtà di vita brulicante, ok? Una realtà però che cerca in qualche modo anche di un recupero, un restyling. È vero o no? Esatto, è vero, stiamo parlando di circa 40 aziende, 2.000-2.500 posti barca, 100 addetti più tutte l'indotto che comunque lavora, diciamo, all'interno dei nostri cantieri. E mi fa molto piacere stasera sentir parlare di Polo della Nautica, quindi non si ragiona più singolarmente della Navicelli, del porto e di quello che è la Golena, ma si vede, diciamo, una cosa di insieme di quello che è questa via d'acqua e la nautica. Noi insistiamo lì sul fiume da circa 40 anni e nell'arco di questi 40 anni abbiamo avuto più padroni, inizialmente il demanio del patrimonio, poi la provincia di Pisa, successivamente la regione toscana, e quindi da sempre, diciamo, rivendichiamo una certa stabilità. Siamo stati riconosciuti soltanto in parte, e quindi questo progetto di unificarci in un polo unico sicuramente noi lo accogliamo di buon cuore e faremo di tutto per collaborare al meglio. Quindi ci sono buone prospettive anche per Assolutamente voi? Assolutamente sì. Quello che non è arrivato, diciamo, dalla politica fino ad oggi, con tutti i lacci e lacciuoli e problemi, potrebbe sciogliersi come d'incanto. Sì, perché spesso non si arrivava alla risoluzione dei problemi perché c'era un rimbalzo di competenza e i vari enti che gestivano le aree. Ente contro ente. Più che ognuno porta avanti i suoi regolamenti e spesso non collimano, avendo un interlocutore unico. Baccherotti, purtroppo non abbiamo tanto tempo, però voglio chiederle, certo, qual è il vostro obiettivo principale? Lo spieghi a chi non è di Pisa, anche perché siamo in tutta la Toscana? Certo, il nostro obiettivo principale è indubbiamente fare squadra insieme ai navicelli al porto per offrire dei servizi qualificati. Noi abbiamo un certo tipo di nautica, loro un'altra, insieme lavoriamo per poter dire che finalmente Pisa Repubblica Marinara ritorna a quello che è il suo successo. Pisa Repubblica Marinara, ha sentito cosa ha detto Ascani? Lei è stato, fra l'altro, fra le tante cose, giornalista, lui è anche il direttore di Quaderni Stefaniani, che è una rivista che parla di economia, di cultura, insomma di tanti aspetti diversi, di storia soprattutto. Ecco, Ascani, lei che si è occupato tanto di turismo, perché insomma è stato presidente, se non sbaglio, direttore dell'APT, direttore dell'ente provinciale per il turismo di Pisa, chi meglio di lei può anche raccontarci non soltanto la storia del canale della Navicelli attraverso quella che è la sua formazione nei Cavalieri di Santo Stefano, ma anche le prospettive, perché lei è uno che ci ha visto lungo sempre per il turismo. Prego, il microfono. Bene, Carlotta, sì, quello che tu hai detto è vero, nel senso che la conoscenza del territorio e delle acque pisane hanno fatto parte della mia cultura. Certo. In effetti io devo ringraziare Cosimo Primo de' Medici, che è uno dei fiorentini che ha voluto bene e ha amato Pisa, a differenza di Bravo, molti altri. Bravo, parli dei fiorentini che amano Pisa come me, per esempio. Quindi praticamente Cosimo, giovane, ha voluto, avvalendosi dei suoi architetti e dello stesso Leonardo da Vinci, ha voluto il canale dei Navicelli, che congiungeva la città di Pisa con
gli arsenali medici che furono successivamente dei Cavalieri Santo Stefano, perché qui si parla del 1554-1556, quando invece Cosimo fondò l'Ordine di Santo Stefano a misure alla stregua di quello di Malta nel 1561. 1561 nascono i Cavalieri di Santo Stefano. Esatto, quindi il canale, con intelligenza da parte di Cosimo, fu un'opera sostanziale anche per la successiva flotta stefaniana. La flotta stefaniana, i cui scafi venivano costruiti a Pisa, dove adesso c'è il museo delle navi storiche, delle navi romane. Andate a visitarlo, è stupendo. È molto bello, interessante e unico. Dunque, e di lì gli scafi venivano alati in mare attraverso, di là dall'anno, la parte sud della sponda dell'anno, c'era il cosiddetto sostegno, sì, che era il sistema di compensazione delle acque del nuovo canale con le acque dell'Arno. Di lì questi scafi venivano trainati con le alzaie, cioè gli schiavoni e anche spesso anche prigionieri, sì, che preferivano, anziché stare in prigione, andare a fare i marinai, certo, sulle navi. Certo. Questi scafi venivano trainati con delle cime grandi e quindi da squadre di 10-15 diciamo galeotti e scavi da una parte e 10-15 dall'altra, e arrivavano fino a Livorno, nell'attuale Porto Medicio, il porto storico. Di strada ne è stata fatta. E l'acqua è veramente... Ricordate che il potere marittimo è stato quello che ha governato il mondo, ecco, fin dai tempi dei Greci, dei Romani e poi le potenze europee più grandi, ma comunque in questo ha combattuto forte anche la Repubblica di Pisa prima, quando allora non c'era ancora il canale dei Navicelli, si parla della Repubblica degli anni 1000, quando il porto pisano era proprio alle porte dell'attuale città di Pisa, dove adesso è stato ricostruito il vecchio arsenale. E successivamente poi il nuovo arsenale ha costituito il centro assoluto della flotta, come dicevo prima. Ecco Ascani, arrivando più vicino a noi, lei come ha visto questo dall'incile a tutto questo recupero del canale dei Navicelli, e come lei, che ha parlato e si è occupato di turismo per quasi tutta la sua vita, lei che è un poliglotta che parla credo 5 lingue, lei come vede questa possibilità da ora in poi, cosa prevede? Ma il canale dei Navicelli è tanto che ci ho pensato nel corso della mia vita. Lo immagino. Perché io ho sempre creduto nel canale dei Navicelli. Ho visto crescere le aziende, i cantieri che si sono attestati nel bene e purtroppo nel male, perché l'economia si comanda in un certo modo, e tra l'altro ora siamo anche in una situazione così direi di ripresa per quanto riguarda la grande nautica che è vero. Noi a Pisa possiamo constatare con mano, esiste e sarà sempre appetibile ovviamente per un certo livello di società, di persone eccetera, che hanno possibilità di accedere a queste grandi costruzioni che qui si pensano e qui si realizzano. Grazie Ascani, non è tutto, fra poco torno da voi, ognuno di voi, ma vorrei sentire un altro contributo, quello di Stefano Bottai, il secondo contributo di Stefano Bottai, consigliere consulente nel settore della nautica con riferimento allo sviluppo dell'area dei Navicelli per il Comune di Pisa, nonché vicepresidente di Toscana Aeroporti. Lo sentiamo in questa clip. Ieri abbiamo, proprio per, come dire, passare dagli annunci e dalle parole ai fatti, siglato un protocollo d'intesa molto importante tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, e cioè l'Associazione Industriale, l'Unione Industriale Pisana, che era rappresentata dalla Presidente Pacini, la CNA rappresentata dal Presidente, la Confesercenti e Confcommercio, ed il Sindaco del Comune di Pisa, al quale hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che impegna tutte le parti ad operare affinché il veicolo societario, e questa sarà una competenza
è ovviamente del Comune, del Consiglio Comunale, che esaminerà le proposte della Giunta, sia strutturata sia in termini di oggetto sociale che di governance, affinché possa raccogliere queste nuove istanze, queste nuove competenze. Dall'altra, l'apporto diretto delle categorie, le quali non soltanto collaboreranno alla stesura di un piano di organizzazione, ma saranno coinvolte direttamente anche nella governance. L'idea del sindaco, che abbiamo condiviso e che poi sarà oggetto di discussione, quindi suscettibile a modifiche da parte degli organi preposti del Consiglio Comunale, quella di estendere anche la governance a rappresentanti delle categorie stesse. Quindi il tema è sviluppo della nautica, concentrazione su questa società di tutte le competenze e riordino delle attività amministrative. C'è un indirizzo molto importante di rilancio delle attività, ma anche di integrazione con le dinamiche e lo sviluppo turistico del sistema delle acque pisane, di una nuova relazione con l'ente parco, che ha competenze significative su tutta questa parte di territorio, per la valorizzazione delle peculiarità del parco, affinché nautica, turismo e valorizzazione dei beni ambientali diventino ancora di più un asset strategico per lo sviluppo economico della città. Grazie dunque a Stefano Bottai. Salvatore Pisano, vorrei tornare su questa piccola authority che sarà grande, però, piccola grande authority che si occuperà, diciamo, delle acque interne fra i porti di Boccadarno e di Livorno, in cui ci saranno l'Arno, i Navicelli, la Darsena. C'è questo protocollo fra comune e categorie che è stato siglato proprio pochi giorni fa. La Navicelli, che avrà un raggio d'azione ancora più grande, uno sviluppo complessivo del turismo fluviale. Insomma, vorrei concludere con quello con cui abbiamo iniziato. Beh, sì, in realtà possiamo dire che con questa operazione, oltre ad aver fatto diventare maggiorenne la Navicelli, e ci tengo a precisarlo perché sono amministratore, futuro presidente del nuovo asset, però voglio sottolineare che diventa finalmente maggiorenne quello che è il sistema delle vie d'acqua, come giustamente si diceva prima, cioè l'Arno, il canale dei Navicelli, l'Incile, perché no, il litorale, cioè diventa un blocco unico, un qualcosa che permette, come ha detto poco fa Baccherotti, cioè un polo, la spettacolarità è proprio questa dal mio punto di vista. Chi c'ha il microfono? Eccolo qua. Sentiamo proprio su questo Baccherotti. Sì, esatto, avere un interlocutore qui in città che si occupi sia della parte amministrativa che della parte tecnica consente non soltanto alle attività che ci sono di implementarsi e svilupparsi, ma poi dà vita anche a tutta una serie di servizi che andranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini pisani. Si pensa non soltanto alla mobilità, ma anche tutto quello che potrà nascere, diciamo, proprio lungo la via d'acqua, senza contare poi che nelle finalità di questo nuovo ente c'è anche il dragaggio della foce con una maggior sicurezza nel caso dell'Arno in regime certo. Di piano. Grazie a Baccherotti, presidente dei Porticcioli Arolena d'Arno di Confcommercio. Giovanni, arriva bene un flash per quanto riguarda il direttore tecnico e sportivo dell'Associazione Vela Toscana. Parliamo anche di vela, perché insomma è la sua vita. Che cosa sarà possibile? No, mi allaccio subito al fatto del dragaggio della foce, che sarà determinante per dare sicurezza soprattutto alle barche a vela, che come sappiamo necessitano di una profondità maggiore. E mi rifaccio anche a quello che diceva Chiara, il fatto di questa location che è a lato ponte autostrada, per cui ci si può arrivare con le barche a vela e con gli alberi, e questo parte tutto un nuovo mondo a cui sono molto legato, che è la vela. È anche vero che gli armatori di un certo livello che hanno barche a motore hanno anche la barca a vela insieme, per cui insomma offriamo proprio un 360 gradi servizio. Il sito per vedere tutte le informazioni? velatoscana.net. velatoscana.net. Grazie anche a Giovanni Arrivabene. Andiamo da Umberto Ascani con quelle che sono le tante iniziative dei Cavalieri di Santo Stefano. Io sono stata anche fregiata, no, mi ha regalato, a dire la verità, non sono stata fregiata di nulla. Mi ha regalato in trasmissione una di questi, il simbolo, insomma, dei Cavalieri, la croce, insomma, dei Cavalieri. La croce stefaniana. La croce stefaniana. E io purtroppo non l'ho portata dietro per mia veramente stupidità. Avremo occasione. Bene. Allora, i vostri prossimi appuntamenti. Sì, dunque, intanto devo dire che il giorno 22 si
installerà il nuovo consiglio, praticamente ci sarà l'insediamento del nuovo consiglio dell'istituzione, che è un ente di Stato. È un ente di Stato. È un ente di Stato, non è un'associazione tra privati. Certo. Quindi ci sarà in questo consiglio, tra l'altro vi do una notizia che può interessare tante persone qui presenti. Nel mio consiglio io ho il comandante di porto di Livorno, che è l'ammiraglio Giuseppe Tarsia, e lui fa parte del mio consiglio, come anche un altro ammiraglio che è l'ammiraglio Liberi, Roberto Liberi, che è un ingegnere navale, quindi fa sempre parte della famiglia. Quindi più dica di seguire la nostra trasmissione, la trasmissione anche il mare, la marina, io sono un marinaio, quindi praticamente... Quante cose che lei che fa, Scania, no, incredibile. Tra l'altro questo è stata la mia prima gioventù, quando ho fatto l'ufficiale di complemento marina. Certo. E poi è stata la sua è passione anche l'attualità mia di andare avanti con la ricerca storica, sia sul canale Navicelli, sia sulla Repubblica Pisana e sia soprattutto sull'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, che tanto ha combattuto nel Mediterraneo ed ha praticamente avuto successo in quello che si chiama il potere marittimo. Il potere marittimo ha fatto la storia dei mari. Grazie Ascani, grazie davvero, e noi su queste parole ci portiamo in fila indiana, sto scherzando, verso Aurora Catering di Vincenzo Campanale, questo riso Carnaroli, chiedo un microfono gentilmente se me lo date, eccolo qua, e mi dirigo verso questo giovane, bravissimo chef. Mi ripeti il tuo nome? Arcadio. Arcadio, ecco, mi piaceva così tanto e me l'ero dimenticato. Io ringrazio ancora una volta la Seven Stars per averci ospitato qui, e quindi Chiara Pardini accanto a me per concludere la trasmissione, insieme all'ingegnere Salvatore Pisano, dell'amministratore unico, futuro presidente della Navicelli. Grazie di essere stato con noi, e soprattutto io voglio al mio posto Massimo Balzi, che è il produttore della trasmissione, nonché il presidente del Circolo Culturale Filippo Mazzei, che è la colonna portante della Pisaniana, e Teresa Sichetti al suo fianco. E allora un saluto da parte di Balzi. Io ringrazio tutti i telespettatori, tutti gli amici intervenuti qui stasera, e soprattutto ringrazio anche Angelo Scuri, che lo voglio qui accanto a noi. No, Angelo, vieni avanti, che sei un uomo... La banca di credito cooperativo. Ecco, la banca di credito, un istituto Carducci, molto vicino a noi. E niente, voglio ringraziare tutti gli amici qui presenti, in particolare il padrone di casa nel senso strutturale, che è Salvatore Pisano, e la padrona di casa, che è la Seven Star. È il sesto anno che la Pisaniana parte per un Grand Tour, e credo che anche quest'anno i presupposti sono molto importanti, molto belli. Prossimo appuntamento Piazza della Signoria a Firenze, terzo appuntamento Lucca a Mostra del Chini, insomma direi partiamo subito col botto, vi aspettiamo, e ringrazio Carlotta e tutti quelli che credono in noi, perché solo grazie a voi a casa che ci onorate con la vostra attenzione e ci date un ottimo auditor, e quello che fanno tutti gli amici che ci seguono in giro per la Toscana, non posso che ringraziarvi e dirvi avanti con la Pisaniana. Avanti con la Pisaniana, brindisi di iniziale, diciamo, anche se è finita la trasmissione, inizia questo nuovo corso della Pisaniana. C'è anche il piatto, vedo, Ricca, e c'è anche il piatto di Aurora Catering, ecco, che lo ripetiamo, dov'è il microfono, dove l'ho messo, eccolo qua, lo ripetiamo, è? Risotto carnaroli con fagianella e chicchi di melograno. E viva la Pisaniana, e viva il mare, e viva Pisa, e viva tutta la Toscana. Noi ci teniamo sempre a dirlo, la Pisaliana è tutta la Toscana e sarà in tour per tutta la Toscana, per tutta la stagione. Grazie. Grazie a Max Paoli, naturalmente in regia, e grazie anche al nostro Roberto Gabriele a 50 Canale. Ciao.